Domani dalle 8.30 alle 16.15 le attività ad ufficio del settore di Polizia Municipale di Gela saranno sospese a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica. L'interruzione comporterà anche l'impossibilità di raggiungere telefonicamente il comando. Riconversione, il ruolo del sindacato nell'epoca del cambiamento, è il tema del quarto congresso territoriale UGL Chimici Caltanissetta, previsto per venerdì 11 maggio alle 10 nell'ex chiesa San Giovanni di Gela. Relazionerà Andrea Alario, segretario provinciale UGL Chimici. Interverranno tra gli altri Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL, e Luigi Ulgiati, vice segretario generale UGL. È possibile presentare fino al 31 gennaio la domanda per accedere agli assegni per i nuclei familiari con almeno 3 figli minorenni. L'istanza dovrà essere presentata presso lo sportello del segretariato sociale del Comune di Gela in Viale Mediterraneo 27. Ne hanno diritto i nuclei familiari composti da 5 persone con 3 figli minori, il cui ISEE non superi gli 8.650,11 euro, oppure nuclei familiari con diversa composizione, il cui requisito economico è parametrato sulla scala di equivalenza. L'INPS pagherà con cadenza semestrale posticipata. Sabato 12 maggio alle 10, nei locali della libreria Mondadori di Corso Vittorio Emanuele a Gela, si darà la presentazione del libro di Gian Ettore Cassani dal titolo «C'eravamo tanto armati, storie di cuori spezzati». Dialogherà con l'autore l'avvocato Gioacchino Marletta. Si terrà sabato 12 maggio alle 17.15 e alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il musical La Bella e la Bestia. Per informazioni contattare lo 0933 91 18 92 345 5880 580. Amara Cucci Capita, l'Allegro Ospedale. Si tratta della commedia brillante di Maurizio Nicastro, prevista per domenica 13 maggio alle 20.30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. L'iniziativa è del laboratorio teatrale Unitre, diretto da Maria Giannone, in collaborazione con l'Associazione Demetra. Per informazioni contattare il 333 3602 532. Ancora successi per l'Atletica Gela di Luigi Morselli al Gran Prix regionale di corsa su strada che si è svolto a Noto, Ilva Cicarelli e Laura Granvillano hanno ottenuto il secondo posto nelle categorie F55 ed F45. Angelo Mendola è giunto terzo nella categoria M65.